Grazie Presidente e grazie all'Assessore per questa proposta. Riconoscere al Professor Christoph Liutpold Frommel la cittadinanza romana è veramente un riconoscimento, cioè riconoscere che lui è cittadino di Roma per quello che ha dato a questa città. Il conferimento è più che un dono che si fa al professore, è l'acquisizione di una persona di grande valore. A me di lui piace ricordare il fatto che è membro dell'Accademia di San Luca, la prima università romana nata nel 1478, di cui fu ultimo principe Canova, così si chiamavano i direttori, così tanto per ricordare cosa significa essere membro di questa accademia. E appunto direttore della Biblioteca Erziana, che nasce nel 1943 come istituto di ricerca intitolato al Kaiser Wilhelm Gesellschaft. Questo vuol dire far parte di un grandissimo istituto di ricerca, dirigere un grandissimo istituto di ricerca che oggi fa parte del Max Planck Institute, e che è uno dei poli di riferimento per lo studio dell'arte italiana e romana, del barocco e del Rinascimento. È uno dei centri di documentazione più importanti, e questo vuol dire che il professor Frommel è stato ed è uno dei più grandi studiosi, perché fonda la sua dottrina sulla ricerca e sullo studio dei documenti d'archivio. Quindi è un umanista, è un umanista. Allora, quando noi ci approcciamo a queste figure, ed è stato uno di coloro che ha dato più risalto alla grande età, ed è stato ricordato più volte già, del Rinascimento, e quindi Raffaello, Bramante, Michelangelo, i suoi studi hanno messo in luce tutta l'importanza di questo periodo. Ecco, pensiamo che se oggi noi pensiamo a quel periodo come un periodo d'oro, lo dobbiamo anche a persone come Frommel. Non diamo nulla per scontato. Frommel, fra i suoi studi e fra i suoi interessi, ha avuto appunto anche quello dei legami fra Giulio II e Raffaello. Ecco, ricordiamo che Raffaello è stato assessore alla cultura di Roma. Allora, il personaggio che noi oggi andiamo ad omaggiare con questo riconoscimento, in verità, come dicevo all'inizio, è una persona alla quale dobbiamo guardare come un modello per ricordare chi siamo e da dove veniamo, e riconoscergli veramente con gratitudine tutto quello che ha fatto e tutto quello che ancora farà, perché per noi è veramente un segnacolo da guardare e da ammirare e possibilmente da seguire. Grazie.